Chi meglio di Elio poteva fare un recital su Enzo Iannacci? L'ex frontman delle Storie Tese ha forse da considerare l'erede artistico del grande compositore figlio del derby che tra gli anni 60 e 80 ha deliziato gli appassionati di musica con la sua opera comica corrosiva nata nelle periferie di quella Milano che ancora doveva diventare da bere. Enzo Iannacci, medico prestato alla musica, è stato un fine intellettuale in grado di mettere in musica pensieri e parole che, riascoltate dopo tanti anni, hanno il pregio dell'attualità. E Stefano Belisari, in arte Elio, con il suo magnifico gruppo, ha entusiasmato la platea della Fortezza di Arezzo, costruendo un forte circuito empatico tra artisti e spettatori. Alla fine nessuno voleva andare a casa. Elio ha fatto il bis e la gente lo ha applaudito. Una bella serata dove per un attimo sono state messe in un angolo le turbulenze della politica, le difficoltà del quotidiano, i venti pericolosi che arrivano dall'est. Per ridere bisogna essere seri. Elio, con Iannacci, ha lasciato il segno, riproponendo brani come Silvano, Bisogna avere orecchio e il Purtavei Scarp del tennis e gran parte del repertorio che ha fatto la storia della musica d'autore. Il concerto, all'interno del cartellone dello Smart Festival di Officine della Cultura e in collaborazione con Estate in Fortezza, si è concluso con Vengo anch'io, no tu no. Nel finale del brano Elio ha fatto la scelta elegante di lasciare la voce originale di Iannacci, un'eterna istantanea del medico cantautore. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no.